sistemi complessi. La Sardegna può rappresentare un laboratorio naturale per lo studio di fenomeni di rete, lo studio del comportamento globale. Una rete può essere sociale, biologica, artificiale. Distinzione in tre classi per i sistemi dinamici e culturali. Primo, sistema semplice, caratterizzati dalla scarsità di variabili in gioco. Secondo, sistemi a complessità disorganizzata, dotati di un numero estremamente elevato di variabili in gran parte sconosciute. Terzo, sistemi a complessità organizzata, ricchi di variabili connesse tra loro. Giungere alla deduzione del comportamento globale del sistema Daly, l'organismo vivente nel suo insieme o parte di esso, basti pensare al cervello. 2. Scienze economiche, per indicare un nuovo modo di gestire le organizzazioni, negli ambienti nei quali dominano imprevedibilità e discontinuità. Capire la complessità significa cogliere le relazioni tra le parti e riconoscere comportamenti ricorrenti. È evidente perché la natura, la società, l'economia, la comunicazione funzionano allo stesso modo. È quella delle cosiddette reti di piccolo mondo. Analizzare comportamenti umani, sistemi neurali, reti telematiche e strutture fluviali. I punti di una rete sociale, biologica, artificiale si possono collegare in un modo che non è né strutturato né completamente casuale, e che tutti i sistemi a rete funzionano in base a questo schema. La rete internet, le reti elettriche, le reti sociali e culturali, fino alle ramificazioni delle cellule nervose, sono tutti esempi di reti complesse.